benvenuti all'angolo della cucina di Dastan 666. Cucina e igiene, due cose che insieme spaccano il culo. La ricetta di oggi si chiama la minestra di Dastan 666. Come si cucina la minestra di Dastan 666? Vediamo subito. Allora, per la minestra di Dastan avete bisogno dei seguenti ingredienti: un pomodoro bello, limone, poi una patata, essenziale la patata, che a me mi piace tanto la patata, ve lo devo dire, panna da cucina, poi un würstel, uno, zucchero e fagioli, qualunque tipo di fagioli e olio. Allora, come per prima cosa, stendete nella padella una base di olio, proprio una piccola base di olio. Aggiungete la patata, del cazzo ho messo. Aggiungete la patata che dovete rigorosamente tagliare bene. Aggiungete quindi la patata nella base di olio e non fatelo schizzare. Ecco, la patata, voi questa non dovrebbe stare in verticale. Poi, dopo aver aggiunto la patata, è la volta del pomodoro per dare consistenza, quindi praticate una bella incisione, vi serve la costata del pomodoro. Mi raccomando, il pomodoro è esattamente come un animale, c'ha il suo taglio. Ecco, buttate il pomodoro igienico raccattato dal tavolo dentro la padella. A questo punto, per ravvivare la mantecatura, buttate spremete un piccolo goccio di limone, proprio un goccino di limone, poco, ecco, qualche goccetta di limone. A quel punto aggiungerete la panna da cucina, perché la panna da cucina fa sempre molto chef, sembra figo uno che usa la panna da cucina, sembra uno che se ne intende di cucina. A questo punto prendete il würstel, mi raccomando il würstel tagliatelo a dadini, capito? Ecco, fate un po' veloci col coltello, che così sembrate dei bravi cuochi. Ecco, prendete il tutto e buttatelo lì in mezzo. Non vi preoccupate se qualche pezzo di würstel cade per terra, perché, come diceva mio nonno, quel che non ammazza ingrassa e va tutto in padella. Manca poi l'essenziale, cioè il fagiolo. Scusate, ecco il fagiolo da cucina. E voilà, fagioli da cucina in questa bella ricetta. Mantecate con il cucchiaio, è importante mantecare. A questo punto, fire in the hole, diamo fuoco al fornello. Ecco che si è spento, vaffanculo, si vede. Sì, ecco, intanto che ci siete. Dopo aver avvivato le fiamme, mettete la vostra bella ricetta in padella. È essenziale però a questo punto aggiungere un pochino di acqua di cottura. Ecco qua l'acqua di cottura. Tra qualche minuto osserverete la ricetta prendere vita. Ecco, mescolate la vostra pietanza. Un bravo cuoco mescola sempre, anche quando non ci sta un cacchio da mescolare. Vedete, la presentazione della ricetta è importante, essenziale. Sì, è bello il sapore, ma anche la presentazione della vostra ricetta è essenzialissima. A questo punto lo zucchero entra in scena. Mettete una spolveratina di zucchero
proprio una spolveratina di zucchero all'interno del vostro piatto e continuate a mescolare. Ogni tanto ricordatevi di mantecare, ecco, bisogna mantecare la vostra ricetta, mantecate bene, fate il gesto della mantecazione proprio. A questo punto prendetevi uno di questi simpatici secchi di metallo e versateci dentro l'acqua, proprio direttamente, l'acqua dal rubinetto proprio, gliela versate dentro, fatelo pieno, ma pieno fino all'orlo, di questa poderosa acqua. Ecco. Infine buttate nel fornello. Quest'acqua dovrà salire alla temperatura di ebollizione. Ecco, mi raccomando, non dimenticate di aggiungere un pochetto di sale prima che la pasta vada in ebollizione. Non preoccupatevi, intanto lasciate cucinare il sughetto, diciamo, mantecandolo. Infine, prima dell'ebollizione, mettete la pasta nella contenitore metallico di alimenti, ecco, ma proprio una roba monodose. Per capire se l'acqua sta ebollendo o meno, ogni tanto infilate un dito, ecco, se non, il dito non scotta vuol dire che l'acqua è ben lungi dall'ebollire. Ecco, se mentre la pasta bolle il sughetto dovrebbe bruciarsi troppo, non fate altro che aggiungere un po' di ghiaccio da cucina, ecco, al vostro sughetto, per evitare che si riscaldi prima dell'ebollizione della pasta, che è ben lontana dall'ebollire. Comunque ricordatevi sempre di mescolare perché non si attacchi, e mescolate anche la vostra pasta. A un certo punto, quando la pasta sarà ebollita, adesso io non posso aspettare che ebollisca a causa dei tempi del programma televisivo, quando la pasta è ebollita voi la mettete insieme al sughetto, insieme proprio, ecco, nel momento stesso in cui ebollirà voi dovete fare praticamente questo gesto, buttare tutto quanto insieme, ecco qua, e aspettare che, diciamo, l'acqua, però a questo punto, per dare un tocco di sapore, aggiungiamo un po' di aceto balsamico, perché l'aceto balsamico sta bene poi su tutto, lo sanno, questo è un segreto dei grandi chef. E così siamo quasi pronti dall'ultimazione della vostra minestra alla Dastan 666. Basterà solamente aspettare qualche oretta che il tempo di cuocersi. Ecco, mi sto facendo i cavoli miei mentre aspetto la cottura della minestra. Questa è una parte essenziale della ricetta. Come ti chiami? A questo punto, quando il tutto avrà cotto per un po', spegnete e prendete una teglia da forno igienicamente devastante, un po' la pasta, prendete il contenuto della vostra bella padellata di minestra alla Dastan e rovesciatelo dentro al colapasta con garbo e grazia. Ecco qua, la ricetta sta per ultimarsi. Finite di svuotare la teglia igienicamente devastante e buttate tutto il contenuto dentro la medesima. Ecco anche un pezzo di Würzel che scotta. Ecco, a questo punto accendete il forno e mettete la teglia di minestra, la Dastan, dentro il forno, ed ecco che siamo arrivati alla fase finale della preparazione della minestra alla Dastan, cioè l'infornatura al massimo dei gradi possibili. E finalmente, dopo qualche minuto di cottura, potete prelevare la simpatica minestra, la ormai famosa e prestigiosa minestra di Dastan 666, dal forno
e servirla direttamente ai vostri commensali, ai vostri commensurabili. Bene, qui si conclude la grandiosa ricetta della minestra alla Dastan. E ricordate che se in TV ci sono i menù di Benedetta, su YouTube avete i menù del maledetto. Mmm.